È stato un autentico bagno di folla quello che ha salutato l'Arezzo 2016-2017 e le formazioni dell'Arezzo Calcio femminile. La sfida degli applausi ha avuto un vincitore su tutti, Elvis Abbruscato. Il bomber dell'ultima promozione in Serie B, tornato oggi nella veste di allenatore della Berretti, ha ricevuto sicuramente l'accoglienza più calorosa. Striscioni, cori e tante emozioni nelle parole e negli occhi di Abbruscato. Vorrei far sentire come mi batte il cuore, questo è quello che basta, sono emozionatissimo. Come sono arrivato qua ad Arezzo che non ero nessuno, arrivo ad Arezzo da allenatore che non sono nessuno, quindi il mio passato da giocatore conta per quello che è la storia dell'Arezzo. Oggi ho delle vesti diverse, voglio partire da qua e costruirmi come allenatore attraverso quella che è l'esperienza aretina che ha fortificato il mio cuore. Non hanno deluso le aspettative le tre maglie ufficiali realizzate da Macron e disegnate da Elisa Panichi, responsabile della segreteria organizzativa e della biglietteria. Ecco una prima maglia amaranto con due bande verticali bianche, sulla parte sinistra con un cavallino rampante senza il classico logo della società. Una maglia che richiama quella degli anni Ottanta, in particolare quella della vittoria in Coppa Italia di Serie C. Stesso modello ma colori invertiti per la seconda, mentre per la terza maglia ecco una novità. La divisa azzurra con rifinitura amaranto, indossata da Zach Muscat, nella parte anteriore, in basso, mostra un cavallino realizzato con le parole dell'inno del club scritto da Pupo. L'evento in Piazza Sant'Agostino ha visto la partecipazione anche di tutte le formazioni del settore giovanile dell'Arezzo e quelle dell'Arezzo Calcio Femminile, società fresca del ripescaggio in Serie B. Insieme a loro sul palco naturale della piazza anche le bambine e le ragazze della scuola calcio e delle giovanili.